sala consiliare della provincia di Agrigento, l'Associazione Nazionale Onorificenze Cavalleresche ha consegnato due targhe a due soci, ovvero gli ex presidenti della provincia di Agrigento, il commendatore Michelangelo Taibbi e il grande ufficiale Ignazio Cantone. L'Associazione Nazionale Onorificenze Cavalleresche questa mattina consegnerà due targhe a due suoi soci, soci importanti in quanto nel corso della loro vita hanno servito le istituzioni, gli enti locali ed in particolare il Comune di Agrigento e la provincia regionale di Agrigento. Quindi l'Associazione si privilegia di questo onore e stamattina saranno consegnate due targhe a Ignazio Cantone e a Michelangelo Taibbi che per tanti anni sono stati al centro della vita politica agrigentina. Ecco qual è il messaggio che noi diamo e soprattutto perché da questo incontro possano avvenire per il futuro ulteriori incontri per sancire che l'importanza dell'appartenenza alle onorificenze cavalleresche. Riprendiamo finalmente dopo il coronavirus 19, adesso che siamo in zona gialla, mentre avevamo dovuto buttare la spugna in termine pugilistico per la festa dell'insignito, che purtroppo da zona gialla eravamo passati a zona arancione. Ritorniamo, come dicevo poc'anzi, nell'aula Giglia, dove avevamo fatto l'ultima manifestazione nostra in occasione del protocollo d'intesa con la Lega Nazionale Dilettanti. Siamo contenti per questa partecipazione e soprattutto per il fatto che i due insigniti che riceveranno la targa hanno una lunga militanza nella nostra associazione e sono stati degli illustri uomini politici che hanno dato veramente il loro contributo umano a questa provincia, a questa città. I due presidenti della provincia regionale che adesso si chiama Libero Consorzio Comunale. Questo è quanto. Siamo contenti di avere questa sala piena e soprattutto in questa meravigliosa sala che ha la sua storia. Ringrazio anzitutto voi che siete presenti in questa manifestazione. Voglio dirvi una cosa, un ringraziamento particolare va all'Associazione dei Commendatori che hanno organizzato questa bella manifestazione di oggi, che mi fa ricordare non solo i giorni bellissimi passati dalla Presidenza della Provincia, ma anche il ricordo gli anni passati al Comune, perché per la prima volta mi sono candidato nel 1960, immaginate 61 anni or sono. Comunque il Dio mi dà la fortuna di essere ancora discretamente bene, io vi ringrazio e speriamo di passare una bella mattinata insieme. Di questo auspicio di pace.